Video lezione 2. Musica e suoni. Rispetto alle arti visive o letterarie, il linguaggio della musica è sicuramente quello che più si avvicina all'universalità. A tutti piace sentire la musica e spesso le colonne sonore segnano ancora di più del film stesso. Di conseguenza, l'inserimento della musica è un passo fondamentale nella lavorazione di un prodotto audiovisivo. Essa accompagna lo svolgimento della storia. E a seconda del tono del suono, la stessa scena può assumere connotati emotivi differenti. Osservate come questa scena, girata nelle medesime modalità, assuma un senso differente a seconda della canzone inserita. Ok, qui è palese che la coppia, nonostante l'intimità con cui consumano il pasto, sia in crisi, senza entusiasmo, abbia dei problemi irrisolti. Ora vediamo come la colonna sonora stravolge il senso. Ma che è sta porcata? Ma no, hanno messo la stessa scena ma con la musica diversa. Ma datemi il nome del montatore che gli faccio vedere io. A prescindere da quanto visto prima, vi assicuro che la musica è importante. E per dimostrarvelo, vi presento qui una scena molto standard con semplicemente l'inserimento della musica. Questa aggiunta manca ovviamente di realismo. Nella vita reale la musica non compare nell'aria a seguire le nostre emozioni, ma si inserisce quella patina di finzione che rende l'arte tale. Vabbè che vabbè, però ho detto che viene inserita, non che invade l'inquadratura a cazzo cane, ma levate sto s***o! Tornando al discorso della finzione, alcuni registi in determinate scene preferiscono lasciare i suoni naturali. Questa scelta può rivelarsi molto adatta per focalizzare l'attenzione dello spettatore sul momento, aumentando la tensione, intensificando l'aspetto realistico di ciò che si vede. A ciò, in alcuni film, l'assenza di musica rende possibile un monologo interiore di un personaggio. Stiamo insieme da così tanto tempo, eppure è bella come la prima volta che l'ho vista. Non riesco nemmeno a esprimere quanto la amo, così raffinata. Ma mi state prendendo per il c***o? Ma per quale c***o? Per quale motivo si sentono più le porcate che fa l'altra rispetto alla traccia audio del monologo? Terminiamo qui, lezione conclusa.